Nel 1969 viene pubblicata da tutti i giornali la fotografia scattata dalla navicella spaziale in viaggio per la Luna. Questa era la prima fotografia del mondo. Lo spazio tra l'infinitamente piccolo e l'infinitamente grande era riempito dall'infinitamente complesso. L'uomo e la sua vita, la natura. Da qui nasce il mio lavoro. Mentre mia moglie era lì che ritoccava le foto di Ghirri, le ho chiesto: cosa ne pensi di queste foto di Luigi? Cosa pensi? Dice: boh, non lo so, fa delle foto così strane, però non so perché mi piacciono tantissimo, mi toccano il cuore. Io le ho detto: la stessa cosa la provo anch'io. Sorridevo all'idea che il fascino dell'imprevisto, se non quello dell'avventura, si fossero miracolosamente trasferiti lungo queste strade e sfiorassero le pareti intonacate delle case o dimorassero nelle aie o sui margini dei fossi. Dover dire alla maestra, magari quando ti chiedeva che lavoro fa il tuo papà, che lavoro fa la tua mamma, io rispondevo appunto: fa il fotografo, e tutti credevano che lui avesse ad esempio un negozio per cui vendesse i rullini, vendesse le macchine fotografiche, mentre in realtà appunto lui diceva che lo pagavano per fare la cosa che più amava, cioè guardare il mondo. Penso di essere un fotografo solo come seconda parte. Per la prima sono una persona. Come tale penso, e il pensiero è elemento fondamentale di quello che faccio.